La gente domandò a Gesù: quali sono le opere che Dio vuole da noi? Siamo pronti a farle. Gesù rispose: un'opera sola Dio vuole da voi, questa, che crediate in colui che Dio ha mandato. Gli risposero: che cosa fai di straordinario perché crediamo in te? I nostri antenati mangiarono la manna nel deserto. Come dice la Bibbia, ha dato loro da mangiare un pane venuto dal cielo. Tu, che opere fai? Gesù disse loro: ve lo assicuro, non è Mosè che vi ha dato il pane venuto dal cielo. È il Padre mio che vi dà il vero pane venuto dal cielo. Il pane di Dio è quello che viene dal cielo e dà la vita al mondo. La gente gli disse: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù disse: io sono il pane che dà la vita. Chi si avvicina a me con fede non avrà più fame. Chi mette la sua fiducia in me non avrà più sete. Ma come vi ho già detto, non volete credere. Eppure mi avete veduto. Tutti quelli che il Padre mi dà si avvicineranno a me. E chi si avvicina a me con fede, io non lo respingerò. Non sono venuto dal cielo per fare quello che voglio io. Devo fare la volontà del Padre che mi ha mandato. E la volontà del Padre che mi ha mandato è questa: che io non perda nessuno di quelli che mi ha dato, ma li risusciti nell'ultimo giorno. Il Padre mio vuole così. Chi riconosce il Figlio e crede in Lui avrà la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quegli ebrei che parlavano con Gesù si misero a protestare perché aveva detto: io sono il pane venuto dal cielo. E osservavano: costui è Gesù, non è vero? È il figlio di Giuseppe. Conosciamo bene suo padre e sua madre. Come mai ora dice: io sono venuto dal cielo? Gesù rispose: smettetela di protestare tra di voi. Nessuno può avvicinarsi a me con fede se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. I profeti hanno scritto queste parole: tutti saranno istruiti da Dio. Ebbene, chiunque ascolta Dio Padre ed è istruito da Lui si avvicina a me con fede. Nessuno però ha visto il Padre se non il Figlio che viene dal Padre. Egli ha visto il Padre. Ve lo assicuro, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane che dà la vita. I vostri antenati nel deserto mangiarono la manna e poi morirono ugualmente. Invece, il pane venuto dal cielo è diverso. Chi ne mangia non morirà. Io sono il pane, quello vivo, venuto dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà per sempre. Il pane che io gli darò è il mio corpo, dato perché il mondo abbia la vita. Gli avversari di Gesù si misero a discutere tra di loro. Dicevano: come può darci il suo corpo da mangiare? Gesù replicò: io vi dichiaro una cosa. Se non mangiate il corpo del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò l'ultimo giorno. Perché il mio corpo è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane unito a me e io a lui. Il Padre è la vita. Io sono stato mandato da lui e ho la vita grazie a lui. Così chi mangia me avrà la vita grazie a me. Questo è il pane venuto dal cielo. Non è come il pane che mangiarono i vostri antenati e morirono ugualmente. Chi mangia questo pane vivrà per sempre. Così parlò Gesù insegnando nella sinagoga di Cafarnao. Molti discepoli, sentendo Gesù parlare così, dissero: adesso esagera. Chi può ascoltare cose simili?